Ciao ragazzi e bentrovati. Allora, eccoci con un video dove faccio sentire di nuovo la mia voce. Allora, niente, in molti mi avete chiesto nel video del monociclo elettrico, che in realtà l'ho voluto chiamare monociclo solamente per l'aspetto, ma in realtà è un monopattino elettrico. In molti mi avete chiesto come cablare l'acceleratore con la centralina e farlo vedere meglio nel dettaglio. Quindi ecco il video appunto dove vi farò vedere questo collegamento. Ho un quad appunto elettrico che sto sistemando, quindi per l'appunto vi farò vedere come fare i cablaggi. Poi andremo a collegare anche il motore e la batteria. Quindi andiamo a vedere il video e buona visione. Ciao ragazzi! Eccoci qua. Allora, questa è la centralina. Allora, in questo caso è da 500 watt 24 volt e un acceleratore che va appunto cablato a questa centralina. Allora, prima di tutto l'acceleratore è composto da 5 cavi. Allora, questi tre cavi dove c'è il morsetto andranno collegati a questo gruppo di cavi della centralina, ha un solo cavo con tre cavi cablati al morsetto che sono rosso, blu e nero. Eccoli qua. Allora adesso andiamo a tagliare, visto che il morsetto non ci serve, e andiamo a tagliare anche i tre cavetti cablati al morsetto dell'acceleratore, il verde, il rosso e il nero. Ora li speliamo e poi andremo a saldarli agli altri tre della centralina. Allora, metto delle fascette termorestringenti prima di andare a saldare. Adesso andiamo a collegare il filo rosso con il rosso, lo arrotoliamo, il nero con il nero ed il verde con il blu. Ora diamo un colpetto di stagno. Ora dall'acceleratore abbiamo un cavo giallo e un cavo blu. Andiamo a tagliarli e nella centralina, in questo gruppo di cavi, abbiamo due cavi rosso e blu in un morsetto. Andiamo a tagliare. Quindi colleghiamo il blu dell'acceleratore con il rosso della centralina e il giallo con il blu. Ora, in questo modo l'acceleratore è a posto. Adesso non ci resta altro che collegare questi due cavi grossi ai poli della batteria, mentre questo cavo giallo e blu al motore. Mentre per quanto riguarda la ricarica, ci sono tre cavetti col fili rosso e nero. Dobbiamo andare a ricercare il charge port. E vado a collegare questo, che è un jack, appunto, dove poi andrò ad attaccare il caricatore da 24 volt. Quindi più e meno. Allora, ragazzi, in molti mi avete chiesto come carichi il monociclo. Beh, questo è il jack dove va inserito il caricatore da 24 volt e nel video si vede al minuto 5,33 secondi. Prima di tutto vado a mettere l'acceleratore. Allora, ora andiamo a collegare la batteria, quindi questo è il polo nero della batteria. E questo è il positivo, quindi rosso. Ed ora andiamo a collegare il motore.
il rosso va al blu e il nero va al giallo. Proviamo se funziona. Giro la chiave. Ok, perfetto. Blocco la centralina qua sotto. E adesso sistemiamo tutto con delle fascette. L'ultima fase sarà rifare la sella.